Ciao amici di Legnano News e benvenuti a questa nuova puntata di Smart News, il web TG che parla delle notizie della tua città. Siamo qui con il decano di Legnano, Don Fabio Viscardi. Venerdì 24 febbraio il cardinale Angelo Scola torna in visita alla città di Legnano. Qual è il significato di questa visita questa volta? Sì, certo, è una visita. La differenza rispetto a quando è venuto nel mese di ottobre, la veniva per la città di Legnano in occasione delle missioni cittadine. Qui viene a visitare il decanato di Legnano, che comprende la città di Legnano, ma anche i cinque grossi comuni dei dintorni: Rescaldina, Cerro Maggiore, San Vittore, Villa Cortese, e quindi una realtà più grande rispetto a quando era venuta l'altra volta. Ci siamo, viene a visitarci, quindi a incontrarci, a vedere come viviamo la pastorale da lui delineata e anche a incoraggiare, evidentemente, a indirizzare la vita pastorale di questo decanato, che comprende queste 16 parrocchie, sono 120.000 abitanti circa, 60.000 su Legnano, 60.000 ai comuni limitrofi. Ecco, e il decanato come si è preparato a questo incontro? Sì, a diversi livelli. Beh, il momento, diciamo, forte è quando a metà gennaio, una domenica mattina, si sono trovati tutti i consigli pastorali di tutte le parrocchie a rileggere le sue direttive e a individuare alcune possibili domande da porre nel dialogo che ci sarà venerdì sera con il cardinale. Poi la commissione ha precisato queste riflessioni dentro 6 domande. Poi ogni parrocchia si è preparata al suo interno e poi abbiamo cercato anche di animare la parte dei ragazzi, quelli che non potranno intervenire venerdì sera, dicendo loro: venite a dare un ciao al cardinale. Per cui venerdì sera ci sarà questo corteo festoso dalla Madonna delle Grazie a Piazza San Magno, un piccolo spettacolo che vuole interpretare in qualche modo l'incontro, Manzoni lo narra, tra l'innominato e il cardinale Federico, e la gente che va e dice: cosa avrà da dirci questa persona qui? Ecco, noi vorremmo rappresentare questa scena. Arriva il cardinale, un ciao, un saluto, un ballo, e poi lui si ritrova con i preti e poi dopo verrà appunto al Sala Tirinnanzi alla sera. Ecco, chi non potrà esserci al Tirinnanzi quella sera, ricordiamo che potrà comunque vedere l'incontro e assistere su Legnano News alla diretta streaming, oppure anche... Sì, oppure anche, sicuramente non tutti potranno essere contenuti nel teatro. Abbiamo previsto nella chiesa di San Domenico una diretta streaming, per cui diciamo in prima istanza il teatro, in seconda istanza la chiesa, e chi non potesse anche Legnano News. Perfetto, allora aspettiamo Angelo Scola, il cardinale, e insomma... Grazie, ringraziamo il cardinale, ringraziamo anche voi. Grazie mille, grazie Don Fabio. Prego. Gruppo Ceriani, la scelta migliore. Fra i 200 giovani italiani che sono stati scelti per il progetto National High School Model United Nations ci sono anche 12 studenti del Liceo Galilei. Guardiamo il servizio a cura di Federica Culca con le immagini girate da JJ Bustamante. Il progetto si chiama Studenti Ambasciatori ONU e sostanzialmente consiste in una simulazione di meccanismi diplomatici che si terrà a New York dal 7 al 15 marzo, in cui noi sostanzialmente dobbiamo provare ad immedesimarci in degli ambasciatori. Per prepararci abbiamo partecipato a un corso che si è tenuto a Milano con 10 incontri, in cui abbiamo trattato della storia degli ultimi 50 anni e dei rapporti internazionali in particolare. Speriamo di poter essere all'altezza della situazione e magari riuscire a sconfiggere forse la barriera più grande, quella della lingua. Ho visto questo progetto, non ho potuto fare a meno di proporlo ai miei studenti con lo stesso entusiasmo con cui poi loro hanno risposto. Mi sarebbe piaciuto poter partecipare, ma ahimè non sono iscritta ad un liceo. Bene, questa puntata termina qua. Io vi do appuntamento a domani, sempre qui a Smart News con Gaia. Ciao ciao!